la splendida e raffinata storia d'amore e di solitudine, di slanci e di rifiuti, di calore e ritrosia. Un capolavoro. Tantissimi e tantissimi giubbotti e sono veramente ideali per la persona di 70 anni, per la persona di 80 anni, per il bambino piccolissimo, per il ragazzo, per la signora, per il marito, per la persona di mezza. Quindi senza nessun impegno di orari e di stressarvi, diciamo, per andare all'appuntamento di corsa. A casa vostra, semplicemente, tranquillamente, guardandovi la televisione, potete eseguire qualsiasi operazione. L'abbiamo sempre... Parli con un sol dito, te ne tornerai in Francia senza un mucchio di parti alle quali probabilmente tieni. Non ricominciare, presuntuosissima idiota, io non ti ho toccato. Ah, senti, Harry, visto che dobbiamo stare per forza insieme per qualche giorno, perché non prendiamo la cosa dal lato buono? Non c'è nessun lato buono. Ma io diventerò matta se tu... Da questa parte, diventerò matta se tu continui ad infuriarti come un toro ogni 10 minuti. Via, Harry, smettiamolo. Mi dispiace quello che è successo in quella cantina. Senta, signori, questo non si fa meccanico, si fa ancora con un pennellino. Cotta a una temperatura di 2200 gradi. Solo quelle che resistono sono prima scelta, bordate in oro, non a fiori, dove sul fiore si può mascherare un'imperfezione. 53 pezzi con le doppie portate. Allora abbiamo visto la batteria, abbiamo visto i bicchieri con garaffa e bottiglia, abbiamo visto i piatti con addirittura le doppie portate. E ora andiamo ancora in omaggio. Questo bellissimo servizio da caffè in filme argentato. C'est que nous avons nous sommes restés pendant 20 ans dans un marasme épouvantable et qu'une petite lueur est apparue en 82 avec une émission qui s'appelait La Croisée des Chansons et qu'après il y a eu la chance aux chansons toutes chaînes confondues grâce à qui? Grâce à toi. Telefonicamente questi prodotti dall'erboristeria La Rosa dei Venti che me li ha personalizzati come farà per voi quando telefonerete. Questi prodotti non hanno controindicazioni. Pensate, io sono dimagrita di quasi 7 kg in un mese e ho riacquistato il mio ottimismo e il mio solito sprint tranquillamente sotto il controllo medico telefonico. Telefonate all'erboristeria La Rosa dei Venti e affidatevi agli specialisti in prodotti naturali, personalizzati, dilagranti e antistress. Terra, grattate il terriccio col dito mignolo ed eccolo lì. Oh, bello di gente. Piuttosto voi. Chiedo ad Alessandro Bennati, che è uno degli... Un billet pour être... Hanno veramente ormai una doppia suola a livello proprio sottostante del piede. Quindi è bene che, visto che c'è un apparecchietto così utile, diciamo, è un apparecchio che lo vedete d'altronde all'azione come lavora, lo state vedendo con i vostri occhi, non ve lo sto raccontando io adesso in questo momento, è bene che proviate anche voi questo apparecchio stupendo. È semplicissimo averlo a casa, a parte che potete telefonare chiaramente, ve lo dico sempre, anche per sole informazioni, avete il vostro problema, cioè volete risolverlo, basta semplicemente telefonare i numeri che vedete sovrimpressi. Magari siete lì nella vostra poltrona e avete il pensiero di alzarvi perché vi fa male i piedi, vero? Magari è proprio questo il pensiero che vi corre per la testa. Ma e se avete problemi di vestibilità? Sì, se avete problemi di vestibilità, ricordate che abbiamo tutte le taglie. La faccio e perdo interesse, ma non è colpa mia. Dove stai andando? Ho un discorso da fare domattina al consiglio d'amministrazione. Comunque grazie, sei stato grande. Io, Marcus, ero così tesa quando sono scesa da quell'aereo, ma tu sei riuscito a rilassarmi. Chiamami, eh. È triste, amico. Prima i Fat Boys si dividono e ora questo. I suoi migliori amici. Mi sei mancato. Io non so proprio chi cavolo sei. Ma anche il suo incubo peggiore. Non vogliamo essere di peso, dormiremo in macchina. I genitori. No! Io non ho visto niente. Eri già stato sposato e non hai detto una parola. Mi sarà sfuggito. Ha sempre adorato questa macchina. È giusto che ci muoia dentro. Scusa se ti dico una cosa. Frena, frena! È proprio il padre che ci piace, mamma. Un gran sigaro. Dobbiamo trovare una soluzione per tuo padre, se no, dicevi, non ci rimane più niente. Non deve essere una cosa catastrofica. Un semplice incidente andrà benissimo. Oh no! Guai in famiglia. Papà! Non tutti hanno la fortuna di essere orfani. Ah!
Cosa gli avete fatto al piede? Gliel'ho salvato il piede, gliel'ho salvato, ha perso solo il ditone. Drop that phone. We're busy doing now. Sì, e poi mi sembra che andiamo molto d'accordo. Senti, ti piacerebbe viaggiare in barca per tutto il mondo? Viaggiare? Certo, questo è ciò che devo fare. Così il mio talento e la mia arte sarà conosciuta in tutto il pianeta. Questo significa che vuoi venire, eh? Sono obbligato finché sento il dovere di non privare il mondo della fortuna. I piccoli eventualmente presenti nel grembo materno vengono tirati su con un gancio attaccato allo sfiatatoio e gettati in enormi pentoloni. Gli organi interni vengono messi a cuocere separatamente allo scopo di distillarli per produrre sostanze medicinali. La pelle viene utilizzata per produrre glicerina, mentre dalla vescica si ricava una ghiottoneria chiamata pancetta di balena. Le pinne caudali vengono congelate per essere mangiate crude,